Allora, amici sportivi e contradaioli, amici di 0571foto.com, eccoci giunti alla terza serata del secondo turno del girone eliminatorio. L'ho detto tutto d'un fiato, sei migliorato. Allora, stasera chi c'è? Stasera la prima partita vede Massarella contro Bernarda e a seguire Raimonda contro Querciola. Ricordiamo gli esiti della prima partita. La prima partita Massarella ha vinto l'unica tre punti contro Querciola, mentre Bernarda ha pareggiato il derby 3-3 contro Raimonda. Quindi stasera si devono riscattare in tutti i modi. Sì. Quindi con il più classico saluti. Vediamo come andrà a finire. Sì. Ci vediamo dopo. A dopo. Ciao. Ciao. La domanda è molto semplice, tanto ciao Maurizio, perché stasera non giochi? È perché ho un impegno col Fucecchio, quindi Fucecchio calcio, quindi è vietato. E quindi stasera con la tua assenza, diciamo, come si strutturerà la squadra Porta Bernarda? Siamo forti lo stesso. Io non. Davanti ti sostituirà Mela? Penso di sì. Mela, cioè il mister le dice all'ultima formazione, sicché... Quindi ancora non sapete la formazione? No, ancora non si. Vabbè. Due parole su Massarella? Massarella è cresciuto tanto negli ultimi anni, quindi da temere. Ok, io ti ringrazio. Niente. Ciao. Allora Elia, oggi c'è una grave assenza in Bernarda, Baronti, che te conosci bene. Sì. Quanto potrà aiutare la tua squadra questa loro assenza? Secondo me conterà abbastanza poco, visto quanti sono. Sono 15 giocatori tutti validi. Non bisogna fare la nostra partita comunque, da che c'è il Baro o che non c'è il Baro non cambia nulla. Chi teme allora particolarmente di quell'altra squadra? Temo più che altro la squadra in sé per sé, perché se non gioca a calcetto sono una bella squadra. Noi però siamo a tre punti, siamo davanti e bisogna sperare di fare una partita come quella Verciola e portare a casa il risultato. Altra grave assenza, Ferri in porta. Il giovane Iliucci prenderà le sue veci, farà le sue veci. Cosa ne pensi? Non l'ho mai visto giocare, quindi non te lo so dire. Mi dicono che è bravo, speriamo di no. Speriamo di no, giustamente. E invece Massarella? Noi siamo sempre quelli della scorsa partita. Si è vinto sudando con la Verciola che... È comunque una squadra con dei buoni valori e noi bisogna fare il nostro. Ok, io ti ringrazio Elia. Speriamo un po' come l'anno scorso perché poi lo sai, eh? Grazie. Ciao. Ciao.
Jonathan Angelame porta sull'1-1 questa partita. 1-1. Ora mi so, oh, ora comunque no! Come lo fai, Andrea? Oh, ragazzi, se bisogna dargli un po' più di tempo lassù in cima, Va appiattite tutti lassù! È Riccio! Riccio porta in vantaggio di nuovo Bernarda con un gol abbastanza fortuito. E ancora Riccio, ci ha preso gusto, doppietta di Riccio che allarga con un 3-1 per Bernarda. L'altra sera ce lo facevano fa. L'arbitro dell'altra sera ce lo facevano fa, i cambi e tutto. Vai, dai. Oh. Seguiteli. Eccolo, Mela trova l'angolino basso, tiro questa volta imprendibile per il portiere del Massarella e si arrotonda sempre di più il punteggio, 4-1. E sulla parata del portiere non ha potuto far niente sul doppio tiro appunto di Beccherini che... Sabatini, Francesco Sabatini, 5-1 a fine primo tempo, partita già chiusa. Ma già chiusa non lo so perché a calcetto insomma non si sa mai, però siamo partiti bene oggi, se ci si aspettava una grande partita della squadra, questa partita c'è stata per ora e speriamo un bene, via. Io ti voglio torno indietro. È stata un po' una delusione il derby con Raimonda? No, una delusione no, si è un po' sofferto, ma poi la squadra ha dimostrato carattere, ha risultato di essere unita e siamo arrivati al pareggio e va bene, era la prima. Insomma. Quindi 4 punti, poi ti giochi il primato, l'ultima. Certo. Ci credi in questo primato oppure no? In caso di risultato positivo oggi sì, ci si crede, certo. E poi proseguo si vedrà, Poi si vedrà, quello non si sa, non si e può chi sapere. Non vorresti beccare poi nei quarti? Ma intanto pensiamo a passare, poi i quarti ci si pensa, via, giù. Ok, via, ti ringrazio. Vai. Grazie Francesco. Grazie a voi. 5-1 a fine primo tempo, è già finita? Speriamo di no, però è difficile perché loro sono una squadra forte, anche in questi anni hanno sempre dimostrato di essere una grande squadra da calcetto. E poi sono tutti ragazzi che giocano in categoria, noi la nostra squadra è proprio a livello di contrada, insomma ragazzi proprio di paese, però insomma cerchiamo quantomeno di limitare i danni. Ti aspettavi una Bernarda così subito sprint che portasse il risultato già così netto a fine primo tempo, diciamo? Sì, si aspettava anche con quei ragazzi della squadra e loro partissero forti, che d'altra parte loro la prima l'hanno pareggiata e noi l'abbiamo vinta contro la Querciola, sicché loro bisognava che ottenessero quantomeno stasera una vittoria per essere tranquilli, perché poi ci hanno sempre a giocare contro la Querciola. Sì, quindi però comunque così questi 3 punti Massarella può sempre arrivare terza e giocarsi lo spareggio, comunque magari qualificarsi come migliore
miglior terza. E in tal caso chi non vorresti incontrare poi a quarti? Ma no, francamente no, non lo so. A quarti c'è squadre, le botteghe sono fortissime. Poi di là ho detto anche la Ferruccia, anche, ma se partiamo male comunque anche una bella squadretta, anche la Ferruccia. Comunque vediamo, dai. Ok, io la ringrazio, è stato molto gentile. A voi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grancioli si assicura il 6-1 per Bernarda. Grande gol di Mela che con una solo si porta di fronte alla porta e calcia in maniera imparabile. Brodini e invece va in rete. Trionfo Bernarda 9-2, quindi te l'aspettavi? Te l'aspettavi? Diciamo dall'inizio, dopo l'1-1 avrei avuto le perplessità, poi dopo è andata come è andata, si è fatto questo 9-2, quella contrada penso sia molto importante. Chi secondo te è stato il migliore in campo dei tuoi? Visto una grandissima prestazione di Iolucci, esordiente, però una grandissima prestazione di Riccio. Riccio quanto è entrato, quando ha dato il suo contributo in modo netto e deciso. Ok, io ti ringrazio. Grazie a voi. Ciao, siamo qui con Federico. Federico, è andata malissimo. Lo sapevamo che la Bernarda era più forte di noi. Noi ce l'abbiamo messa tutta, ma il risultato poi è giusto così, dai. Bisogna essere obiettivi. Durante la diretta vi ho detto che ci voleva una grande prestazione di Angerame. Ora, non che questo, secondo me, Angerame ha fatto il suo, secondo me proprio quell'altro non hanno resistito all'urto, all'impatto, sei d'accordo con me? Sì, certo, Angerame è uno, ma si gioca in 5 a calcetto e se gli altri non rendano è dura. Poi pessima prestazione, brutto dirlo, del portiere. Sì, Pellegrini non era in condizione, diciamo, oggi, e è andata così, è andata, dai, si riscatteranno ragazzi con la Raimonda venerdì. Ok, io ti ringrazio. A te. Ciao. Ciao. Della serie il premio 0571foto.com
vinci una bambolina a grandezza naturale di Alfredo Sabatini e Alessio Rosati, l'hai vinta te. Con la tua bomba hai spaccato il computer di 0571. Come... dispiace. Vabbè, non è colpa tua. Te la volevi mettere, era meglio se avevi fatto gol. Se facevo gol era meglio. I gol comunque stasera non sono mancati. Mi sono rifatto la prestazione negativa della prima partita con la Raimonda. Vabbè, ma la prima partita era un po' sentita. Forse è troppa emozione. È il derby. Va bene, ti ringraziamo di questo tuo presente. Grazie se a non voi. Non hai altro da dire. Grazie a voi. Alla prossima. Bocca al lupo per il continuo. Okay. Ciao. Il mitico Bico, eh? Buonasera. Allora, stasera dovete dare delle conferme perché con il pareggio della prima partita, se volete andare avanti, insomma, stasera c'è da pedalare. Sì, visto anche il risultato di stasera fra Bernarda e Massarella, è fondamentale vincere, diciamo. Certo, per raggiungere... Dopo la dura battaglia di venerdì scorso. Una bella battaglia, devo dire. Battaglia. Io credo sul che piano fisico, agonistico, anche la partita, morale, la partita, per ora, la più bella partita del torneo. Di tutto il torneo. Quindi stasera tutto da Praticamente è tutto in gioco. Bisogna dare il massimo sempre e comunque cercare di portare a casa il risultato. Quel Ciola che invece dovrà conquistare i suoi primi tre punti. Tanta gente la snoba, ma sicuramente ci darà la battaglia come tutte le squadre del torneo. Bene, in bocca al lupo allora. Crepi. Ciao. O cosa spippoli prima della partita? Manda un messaggio. Allora, sta per iniziare la partita, parti dalla panchina, l'inossidabile come ti chiamiamo noi, l'inossidabile a tutto campo. Stasera siete un po' corti in panchina. No, ma qualcuno c'è, sono nascosti, hanno paura. Ah, si nasconde addirittura. E dovete conquistare questi primi tre punti perché sarebbe importante, però di fronte a voi ci avete una signora squadra. L'ha dimostrato venerdì scorso. Sì, molto forte, con una bella punta davanti. Chi temi di più, lui? Lui, ma un po' tutti, giocano bene, si muovono bene. Ma un po' io anche noi, perché se non ci mettiamo un po' di cuore, siamo l'avversario più ostico. Effettivamente, detto dalla vostra compagine, stasera vi temono abbastanza perché hanno paura. C'è mai dare niente per scontato. Speriamo di fare quello che ha fatto l'altra volta il Massarella. E mentre il Civi come lo metti? Come lo vedi? C'è una caviglia mezza e mezza, ma è carico. Bene, ti lascio alla partita. Grazie ciao. A te, ciao.
però ascoltatemi, l'azione bisogna chiudere sempre, perché loro ripartono sempre contropiede. Sempre, sempre. Ma bisogna chiudere con tirino siega. No, lei va il tiro. Ho capito, ma non perdiamo palla, perché tutte le volte loro vengono a contropiede. Ci siamo 3-0, Paolini. A fine primo tempo, quante sono ancora le speranze della Querciola di rimontare? Ma credo che le speranze ci debbano sempre essere. Chiaramente il campo dà il risultato favorevole alla Raimonda, però credo che non siamo stati proprio così al di sotto di loro. Hanno avuto più occasioni, l'hanno sfruttata al meglio, noi siamo stati un po' sfortunati, comunque risultato confidiamo bugiardo nel porterone perché ha fatto delle belle parate e niente. Però il campo dice 3-0 per la Raimonda. Da chi ti aspetti qualcosina di più? Quelle poco che ti permetta di, insomma, permette alla Querciola di pareggiare. Io perlomeno credo che quello che ci manca è un po' di fortuna, perché alla fine abbiamo tirato in porta, il nostro Enrico Capodarca sta giocando bene, meglio della prima partita, un pizzico di fortuna in più. Ok, io ti ringrazio. Grazie a voi. A posto, ciao. Quindi 3-0, sì. Dimmi due parole sulla tua contrada e su Querciola. Due contrade simpatiche, speriamo sia una bella partita. Allora, 3-0, quindi chi hai visto particolarmente in forma per Raimonda? Tutti in forma, tutti bravi, non c'è problemi. Non c'è problemi. E un'altra cosa, Dite un po' nervoso stasera. Chi è? Dite. No, è un ragazzo che mette un po' di confusione, vedi? Fa un po' di crea un po' il caos. Crea un po' di confusione. E quindi comunque è segno buono. Quindi 3-0, però il risultato già portato a casa? No, c'è da giocare tutto il tempo, perciò. Quindi prendiamola con calma. Ok, io ti ringrazio. Ciao. Thank you.
andiamo tutti e due. Ha fischiato un palo, ci ha dato 4 PM. Non so. Anche di più. Prova a schiattare, ma mi... Allora, finita purtroppo male per i colori della Querciola. Poteva andare anche peggio. Sì, avendo visto la partita precedente. cos'è mancato stasera? Mancato un giocatore. Il giocatore, sì, forse, sì. Della Querciola che... Sprovvisto che non può giocare visto il campionato del Fucecchio. Quindi tutto rifinito all'ultima partita sperando di vincere in 3 punti e quell'altro che passare una migliore terra. Ringrazio di essere stato con noi a fare l'ospite. Grazie a te. E in bocca al lupo. Def. Ciao a tutti. Allora, abbiamo qui Marshall. Ciao Leo. Stasera partita un pochino più tranquilla rispetto a venerdì, che venerdì c'era il vostro derby. Venerdì è stata una partita a sé, ma anche stasera sul 3-0 si è visto che se non si fa il quarto, il 5, magari con un tiro alla fine la riapri e poi negli ultimi 5 minuti sei lì che ti rompi le scatole. Che poi tra l'altro Querciola ha una squadra abbastanza ostica, perché ha dei buoni giocatori. Stasera aveva anche delle assenze importanti, però insomma. Sì, però quando si arriva qui poi lo sai meglio di me che tutte le squadre vogliono vincere, soprattutto con Raimonda, Bernarda, con tutti, quindi ci mettono sempre qualcosa in più per vincere. Quindi avete ristabilito il pareggio di punti con la vostra rivale, quindi 4 punti voi, 4 punti loro. Non so, credo ci sia la Coppa Disciplina, ora non so come funziona. Noi siamo messi benissimo con la Coppa Disciplina. Ecco, hai fatto un'ingenuità, tra l'altro. Sì, io sono convinto di essere fuori veramente, ma perché la stanchezza. Abbiamo commentato questa tua leggerezza dicendo che non siamo al campo dell'oratorio. No, ha fatto bene, ci sto, hai ragione. Bene, ti lascio andare a fare la doccia, grazie dell'intervista, ciao. Allora, amici di 0571foto.com, siamo riusciti nonostante tutto ad arrivare alla fine. Sì. Stasera possiamo dire che tecnicamente, al di là dei risultati delle partite, è successo di tutto, sì. Soprattutto a noi. Sì. Oggi siamo stati presi di mira. Vogliamo raccontare innanzitutto le partite e poi... Sì, la prima partita è stata vinta da Bernarda 9-2 contro Massarella. Una caporetto per Massarella, che poveretti non hanno resistito all'onda d'urto Bernardini. Poi seconda partita invece, vittoria di Raimonda per 3-0 su Querciola. Partita molto spenta e poco viva, soprattutto il secondo tempo. Sì, è una Raimonda che ha contenuto i danni. Sì, 3-0 subito nel primo tempo, poi vedere un tempo senza gol a calcetto è stato abbastanza triste. Infatti. E poi è successo appunto i nostri danni, Grancioli che ha beccato un computer, all'ultimo un tiro ha spento il collegamento, vabbè. Speriamo nella prossima settimana che qualcuno da lassù ci voglia più bene. Sì. Quindi un saluto a tutti quanti da Leonardo Innocenti e Jacopo Taddei. Alla prossima, ciao. Ciao.